Ciao, in questo video tratteremo l'ingombro della carreggiata per caduta del carico oppure semplicemente perché si è fermato il nostro veicolo. Iniziamo! In caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve rimuovere l'ingombro per quanto sia possibile. Vedete nell'immagine, sono caduti dei bancali e il conducente si è fermato per raccoglierli. Invece, per quanto riguarda il veicolo, in caso di ingombro della carreggiata per avaria, il conducente deve spingere il veicolo stesso fuori dalla carreggiata. Se ciò non è possibile, deve collocarlo sul margine destro della carreggiata, quindi più a destra possibile. Fate allora molta attenzione. Se si ingombra la carreggiata perché è caduto il carico, io devo nel più breve tempo possibile liberare la sede stradale. Se si ferma il mio veicolo e ho la possibilità di spostarlo, lo devo portare fuori dalla carreggiata. Se non ho la possibilità di portarlo fuori dalla carreggiata perché portandolo fuori è vietato, lo devo spostare il più possibile sul margine destro. Se io non riesco a liberare la sede stradale nel più breve tempo possibile, quindi ho una quantità eccessiva di merce sulla sede stradale oppure il veicolo non lo riesco a portare fuori dalla carreggiata, vedremo che in alcuni casi sarà obbligatorio segnalare l'ingombro della carreggiata tramite il triangolo. Vediamo che cos'è il triangolo. Il triangolo si chiama segnalazione mobile di pericolo. Fai attenzione che deve essere rifrangente, di tipo omologato e fa parte dell'equipaggiamento obbligatorio degli autoveicoli. Ne sono esclusi i motoveicoli, in particolar modo i motocicli e i ciclomotori, perché in caso di arresto sulla sede stradale occupano poco spazio ed è facile portarli sul margine destro. Fai molta attenzione perché è molto importante capire quando abbiamo l'obbligo di segnalare il nostro veicolo o il carico caduto tramite il segnale mobile di pericolo, quindi il triangolo. La regola è molto semplice. L'obbligo l'abbiamo solo fuori dai centri abitati, quindi in tutte le strade fuori dai centri abitati. Nei centri abitati non è obbligatorio mettere il triangolo. Quindi fuori dai centri abitati, ma non sempre, quando il carico o il veicolo fermo non si vede ad una distanza di almeno 100 metri. Quindi questa è una delle regole molto importanti. Te la ripeto, l'obbligatorietà l'abbiamo solo fuori dai centri abitati e quando il nostro veicolo o il carico caduto non si vede a una distanza di almeno 100 metri. Questo cosa vuol dire? Che se il mio veicolo si vede dalle persone, dai veicoli che arrivano, sopraggiungono a una distanza inferiore ai 100 metri, io non ho l'obbligo di mettere il triangolo. Ti ricordo fuori dai centri abitati, quindi anche nelle strade extraurbane principali e nelle autostrade. In queste ultime due, nelle principali e nelle autostrade, il triangolo lo si deve mettere sempre, anche se c'è una visibilità di 100 metri, anche in rettilineo, quindi il codice dice rettifilo, quando il veicolo, il carico, cade sulla carreggiata, quindi dove transitano i veicoli. Guarda questa domanda. Di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è obbligatorio presegnalare il veicolo fermo con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati? È falso, perché abbiamo detto che l'obbligo lo abbiamo solo fuori dai centri abitati. Quando, analizzando la situazione, capiamo che abbiamo l'obbligo di mettere il triangolo, dobbiamo vedere come si deve fare per mettere il triangolo. Se la strada è a due corsie a doppio senso come in figura, il triangolo va messo ad almeno 50 metri dal veicolo o il carico che è caduto, lo si posiziona sulla carreggiata in maniera che non cada a una distanza da un metro dal bordo della strada, quindi a un metro dalla linea di margine. Attenzione che troverete una domanda che vi dice che il triangolo va messo a un metro dalla linea di mezzo ed è falsa, va messo a un metro dalla linea di margine. Poi dobbiamo controllare se il triangolo si vede a una distanza di almeno 100 metri dai veicoli che sopraggiungono, che arrivano. Quindi se questa condizione si verifica, noi abbiamo applicato il triangolo in maniera corretta. Quando ci accorgiamo che il triangolo, una volta fatto i 50 metri a piedi, non si riesce a vedere dai veicoli che sopraggiungono a una distanza di almeno 100 metri, dobbiamo ovviamente
fare più di 50 metri, spostare il triangolo, perché l'ultima condizione, quindi questa, quella di 100 metri, si deve sempre verificare. Vi faccio vedere. Vedete, in questo caso il conducente, facendo 50 metri, si accorge, posizionando qui il triangolo, si accorge che, essendo in piena curva, il triangolo non si vede a una distanza di almeno 100 metri dai veicoli che sopraggiungono. Allora, in questo caso, lo sposta, va più avanti, molto probabilmente all'inizio, cioè alla fine della curva, per far sì che questa condizione venga rispettata. C'è un'altra regola che dice che se il veicolo si dovesse fermare dopo un incrocio a una distanza inferiore ai 50 metri, il conducente deve porre il triangolo dietro il veicolo nella posizione più idonea per essere avvistato. Ricordatevi questa regola. Quindi guardiamo qualche domanda. Fuori dai centri abitati è obbligatorio anche di giorno per segnalare un veicolo fermo sulla carreggiata mediante il segnale triangolare di pericolo quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza. Non è obbligatorio se il veicolo o il carico sono visibili a 100 metri. Fate attenzione a questa domanda. Fuori dai centri abitati è facoltativo presegnalare anche di giorno un carico accidentalmente caduto sulla carreggiata mediante il segnale di pericolo quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza è falsa. Secondo voi, perché questa domanda è falsa? È falsa perché non è facoltativo, è obbligatorio, quindi sarebbe tutta corretta, ma se non si dà peso a questa parolina si rischia di sbagliare il quiz. Quindi fate molta attenzione, non è facoltativo, è obbligatorio. Facoltativo vuol dire che posso decidere io se metterlo oppure no, in questo caso invece è obbligatorio. Un altro caso dove sono obbligato a segnalare il mio veicolo tramite il triangolo, il segnale mobile di pericolo, è quando sono su una strada extraurbana di notte e non mi funzionano le luci di posizione e neanche quelle di emergenza. Ma attenzione, le luci di posizione devono essere quelle posteriori, non anteriori. In questo caso devo mettere la segnalazione mobile di pericolo. Quindi attenzione, fuori dai centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è obbligatorio presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata con il segnale triangolare mobile di pericolo. Guardate la falsa. È consigliabile presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata con il segnale triangolare mobile di pericolo è falsa. Vedete che queste due domande sono simili, no? E dovete fare molta attenzione alla parola consigliabile. Come potete vedere, questo veicolo non ha in funzione le luci di posizione neanche quelle di emergenza posteriori, di conseguenza il conducente ha applicato il triangolo sulla strada per far sì che i conducenti che arrivano possano intuire la presenza di un ostacolo. Vedete che funzionano quelle davanti, quindi l'obbligatorietà l'abbiamo se sono inefficienti e non funzionano le luci posteriori. Guardate questa immagine. In questo caso funzionano le luci di posizione posteriori, quindi i conducenti che sopraggiungono hanno la possibilità di vedere l'ostacolo sulla carreggiata e il conducente non ha applicato il triangolo. Guardate questa domanda. Il triangolo mobile di pericolo deve essere obbligatoriamente usato per segnalare il veicolo fermo per avaria di notte se l'ostacolo non è visibile ad almeno 150 metri è falsa. Perché? Abbiamo detto che l'obbligo di porre il triangolo è quando il mio veicolo o il carico non si vede a una distanza di 100 metri, non 150. Se viaggiamo nelle autostrade oppure nelle strade extraurbane principali, l'obbligo di porre il triangolo lo abbiamo solo se il carico o il veicolo si ferma sulla carreggiata e lo dobbiamo porre anche se è in rettifilo, quindi c'è anche molta visibilità. Cambia un po' la regola per la posa, quindi nelle strade extraurbane secondarie il triangolo si doveva mettere a 50 metri dal veicolo e controllare che fosse visibile da almeno 100 metri dai veicoli che sopraggiungevano. In questo caso bisogna metterlo anche in rettilineo, come ho detto prima, ma bisogna fare almeno 100 metri e controllare che sia visibile da altri 100, come lo potete vedere in questa immagine. Quindi, su strada extraurbana, nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente deve presegnalare l'ostacolo mediante il segnale di veicolo fermo, triangolo.
In caso di caduta di sostanze viscide, viscide vuol dire che fanno perdere l'aderenza, oppure comunque di sostanze pericolose, il triangolo va messo anche al centro della carreggiata in modo da impedire il transito nella parte dove si sono rovesciate queste sostanze. Quindi chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materiale viscide, infiammabile o comunque pericoloso deve, tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo anche in mezzo alla carreggiata se opportuno. Eseguire segnali manuali per impedire il transito dei veicoli dalla parte ovviamente dove non c'è il triangolo, dove non è stato posto il triangolo. La domanda falsa dice che in caso di caduta di materiale viscido, infiammabile o pericolose si deve deviare il traffico in attesa che l'ente proprietario della strada intervenga per ripristinare le condizioni normali di aderenza. È falso, noi non possiamo deviare il traffico, tutt'al più possiamo farlo rallentare, e ma non deviare. Deviare vuol dire che lo si dirotta da un'altra parte, quindi noi non possiamo, non abbiamo queste competenze. Di conseguenza, chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materiale viscide o infiammabili o pericolose deve, tra l'altro, rimuoverle o spargere sul terreno, se possibile, sabbia, terra, segatura o altro materiale idoneo a ripristinare l'aderenza. Un altro obbligo che abbiamo quando siamo fuori dai centri abitati e dobbiamo stare sulla carreggiata è quella di mettere il giubbotto o le bretelle ad alta visibilità, quindi le bretelle o il giubbotto retroriflettenti. Per quanto riguarda il codice della strada, avere il giubbotto o le bretelle è la stessa identica cosa, quindi non servono per uno scopo o per un altro scopo, quindi avere a bordo o le bretelle o il giubbotto è uguale. Sono retroriflettenti di tipo omologato, possono essere di colore arancione oppure verde. Servono per rendere visibile il conducente o i passeggeri che scendono dal veicolo per le operazioni di emergenza, ad esempio mettere o togliere il segnale di veicolo fermo. Chi non ha il giubbotto non può stare sulla sede stradale, questo è molto importante. Per esempio, durante l'operazione di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità, oppure le bretelle, anche se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. E tieni presente che questo vale anche di giorno, nelle strade extraurbane va messo. Bene, con questo argomento ho finito una piccola parte del capitolo 17. Ci vediamo nei prossimi video. Se ti è piaciuto, metti mi piace e condividilo. Ciao, a presto!